Buona vita. Ciao. No, aspetta. Cicolella. Aspetta. Ciossi. Aspetta. Ciao. Curiello. D'Alessandro. Di Vicenza. Aspetta. Erigno. Risani. La Piccinella. Aspetta. Lepore. Marinelli, Metta, Mirra, assente. Moccia Alessandro, assente. Moccia Marcello, assente. Monterisi, Paparella, Pizzolo, Redine, assente. Sgarro, assente. Specchio, Terenzio, Vitullo. 10 presenti. Il quadro non vale, non vedi il mio. Passiamo al primo punto all'ordine del giorno, solo che combina al Consiglio Comunale del Signor di Motta del Fantone. Se il Consiglio è d'accordo, leggo sul deliberato. Il Consiglio delibera, la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende approvata, di sollevare il Consiglio Avvocato Maria Pia Zambarese con il Signor di Motta architetto Antonio. Nato a Foggia il 4 aprile 65, è residente a Cenimola, via Benedetto Croce numero 7/B, primo dei non eletti nella lista numero 11 Cenimola Democratica, ai sensi degli articoli 38 e 45 testo 1, numero 267/2000, di convalidare l'elezione al Consiglio Comunale del Signor di Motta, architetto Antonio, dando atto che non sussistono motivi di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità ed inconferibilità nei confronti dello stesso. In deranza che consiglio è così reintegrato nel numero di 24 consiglieri, oltre al sindaco assegnato per legge a questo comune. Inviare copia del presente atto all'ufficio territoriale del governo. Dichiarare il presente atto completamente eseguibile ai sensi dell'articolo 194,4 del decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000. È aperta la discussione, ci sono interventi? Prego, non si risana. Buongiorno al Presidente, al Sindaco, alla Giunta, ai colleghi consiglieri e al pubblico. Sono un mix di emozioni che vanno dall'orgoglio alla felicità, alla fiducia e al dispiacere. Il dispiacere di perdere un amico in consiglio comunale, un collega dello stesso Pierino Pezzano, ma questo
è andato a colmare un posto vacante dato dalle dimissioni dell'assessore Mimmo Albanese. E proprio per questo sono orgoglioso perché sono sicuro che l'assessore Rino Pezzano, il vice sindaco Rino Pezzano, darà un grande contributo a Cerignola e sarà anche un pilastro per la giunta. Sono felice anche perché il sindaco ha chiesto di colmare questo buco all'ex consigliere Rino Pezzano, un consigliere di Federazione Civica. E sono anche fiducioso perché sono convinto che gli impegni presi in campagna elettorale, inerenti alle persone disagiate, inerenti alle periferie, saranno i primi temi che verranno trattati da questo riordino di giunta. E sono sicuro che tutti ci assumeremo le responsabilità di come verranno svolti i lavori. E come verranno svolti, queste responsabilità lo dimostrano dal fatto che noi ce le prendiamo dall'inizio alla fine, che se siamo positive e negative, questo lo dimostra il fatto che l'amico Enzo Specchi, il collega consigliere Enzo Specchi, ha accettato la delega al commercio. Voglio fare anche un grande in bocca al lupo all'amico Antonio Di Motta, che da oggi sarà un nostro collega consigliere e sarà qui nei banchi. Posso solo immaginare, prima parlandoci un po' con il futuro consigliere Di Motta, che ha l'emozione che gli può piacere a tutti voi. E non per ultima, per importanza, ma nell'elenco voglio augurare un buon lavoro anche all'assessore Zamparese per la nuova delega ottenuta. E sono più che certo e più che sicuro che le linee programmatiche dettate dal sindaco durante il primo giorno del primo consiglio comunale saranno portate egregiamente a fine. Grazie. Grazie consigliere Pisani. Prego consigliere Guarda. Buongiorno a tutti, un augurio all'assessore Pezzano per il nuovo incarico. Ovviamente da me non condivido politicamente, però in considerazione della grande esperienza politica amministrativa del consigliere Pezzano, noi tutti ci aspettiamo che le sue discussioni, la sua reattività a contrastare politicamente l'amministrazione faccia diventare queste sue affermazioni in fatti politici. Speriamo che le parole dell'assessore diano anche dei risultati. Le auguro buona fortuna nel suo nuovo incarico e l'assessore alla sicurezza, ovviamente non posso neanche condividere la scelta, in quanto credo che questo specifico assessorato sia particolarmente complesso, necessiti di competenze specifiche dal settore, ma comunque credo che l'esperienza avuta nel suo precedente, l'assessore Zamparese, sia comunque dia dei risultati positivi augurandogli un bocca al lupo e anche un augurio al consigliere Di Motta per la sua entrata in consiglio. Grazie. Grazie consigliere Bonamico. Prego consigliere Buongiorno. Buongiorno a tutti. Saluto il Presidente, la Giunta, i consiglieri, il pubblico che ci ascolta, il Sindaco. Ovviamente anche il gruppo di Forza Italia fa gli auguri al neo assessore, nonché il vice sindaco Rino Pezzano, e soprattutto ci auguriamo che la riconosciuta esperienza politica, oramai pluridecennale,
riesca con questo incarico a dimostrare alla città, non avendone in precedenza avuto poco tempo per dimostrarlo, quelle che sono sicuramente le sue capacità umane, professionali e politiche. Veramente un grosso in bocca al lupo. E ovviamente faccio il mio bocca al lupo al mio consigliere Antonio Limonta, nella speranza che anche lui, come tutti noi, nel riconoscimento dei ruoli, ovviamente nel rispetto dei ruoli, riesca a mettere a disposizione della città quella che è la sua esperienza umana e professionale, nonché politica. Grazie. Grazie consigliere, prego consigliere. Grazie Presidente, saluto tutta la sede comunale e tutto presente in aula. Non posso che associarmi agli auguri sia al consigliere Limonta, subentrante rispetto al consigliere Pezzano, sia allo stesso consigliere Pezzano che da oggi va a ricoprire un incarico, quello di vice sindaco e di assessore alle politiche sociali, che è un incarico che ritengo fondamentale, non dal punto di vista solo simbolico, quale può essere più prettamente quello di vice sindaco, ma un incarico operativo importante che è quello di assessore alle politiche sociali. A differenza di quanto può sembrare, cioè, più che può sembrare di quanto spesso viene detto, l'opposizione politica che noi facciamo in Consiglio Comunale, che cerchiamo di fare nella società, non comporta, non può mai comportare l'augurarsi che soggetti che debbano rivestire cariche fondamentali della nostra comunità cerniolana operino male. Per questo il nostro augurio è un augurio sincero, un augurio che affinché si possano cercare di recuperare anche quello che ritengo sia stato un po' il tempo perso, non solo per colpe da dimissionare assessore Domenico Albanese. Una piccola nota, un piccolo appunto che sento di fare per i consiglieri da parte dei consiglieri di centro-sinistra: sarebbe bello se a fronte di dimissioni date da soggetti che ricoprono ruoli importanti nella nostra comunità cittadina, venga a fine anche diciamo a fine di trasparenza, a fine di dare conto all'elettorato, ai cittadini di Cerignola, venga dato quantomeno da chi ha la responsabilità della giunta e chi ha la responsabilità di operare queste scelte politiche, venga anche dato conto delle motivazioni politiche, personali, indipendentemente da quelle che possono essere motivazioni alla base, venga dato conto di cittadinanza delle motivazioni sottese anche al campo della compagine di giunta. Ad ogni modo, rinnovo gli auguri di buon lavoro all'architetto di Monta, non si è pensato, all'assessore Pezzano. Grazie consigliere. Prego consigliere Rocci. Grazie Presidente, saluto tutti, il Sindaco, la Giunta, colleghi consiglieri, gentile pubblico. Come rappresentante del gruppo La Cicogna non posso che esprimere la soddisfazione e la gioia per vedere inserito nel gruppo di maggioranza l'amico Antonio Limonta. Le sue indiscusse qualità professionali non possono che arricchire la qualità del Consiglio. E di questo, in qualità appunto di rappresentante della Cicogna, parlo a nome del gruppo, non possiamo che essere orgogliosi e soprattutto non vedere l'ora di lavorare insieme ad Antonio. Così come ringraziamo la valida collaborazione, il contributo che ha dato Rino Pezzano, sappiamo che rispetto a un ruolo importante e delicato, tenendo presente il settore che rappresenta, ci aspettiamo da lui un valido contributo, considerato le sue esperienze politiche e amministrative. Sappiamo che dovrà dare dimostrazione di quello appunto detto e avrà sicuramente da parte nostra un sostegno e qualora volesse in qualsiasi momento un confronto siamo a sua disposizione.
Io credo che sarà sicuramente il suo contributo in giunta un contributo importante. Ci aspettiamo molto da te, Rino, proprio per motivi espressi prima. Anche se qualcuno scrive che la cicogna tace, ma la cicogna tace, ma è molto attenta ed osserva. Grazie. Grazie, consigliere Moccia, ha chiesto di aprire il consigliere Rizzo. Buongiorno a tutti, saluto il sindaco, il presidente, la giunta, i consiglieri, i colleghi e il pubblico. Faccio gli auguri a Rino Bezzano per il suo ingresso nella giunta e gli auguri anche al mio consigliere di Monta, nonché amico. Gli auguri anche al nostro assessore Zambarese per la Modelia. Io credo che la città deve accogliere con piacere l'ingresso del nuovo assessore di Rino Bezzano, perché è una persona che ha tantissima esperienza e che veramente può dare un grosso contributo, specialmente ai servizi sociali, cui io tengo tantissimo. Credo che insieme con i consiglieri di opposizione faremo e daremo un nostro contributo notevole affinché i servizi sociali possano essere veramente al primo posto e al centro dei nostri riferimenti, diciamo, più importanti. Voglio farti i miei auguri veramente di buon lavoro. Da parte mia e da parte della Cicogna avrai sempre il supporto e anche il consiglio, credo anche dai miei amici e consiglieri dell'opposizione ci aspettiamo un grosso contributo affinché veramente il servizio sociale possa arrivare in classifica al primo posto per produzione e attività di lavoro. Auguri assessore Rino Bezzano, di cuore. Grazie. Grazie consigliere Pizzo, ci sono altri interventi? Prego consigliere Pizzo. Grazie presidente, grazie sindaco, grazie ai colleghi consiglieri e ai cittadini che ci ascoltano. Un bocca al lupo a Rino Bezzano e a Pia Zambarese per le nuove assunzioni di responsabilità, perché di queste si parla, di assunzioni di responsabilità. La delega non è un premio, ma bensì chi ha quella città e la voglia di prendersi il carico di quello che la delega dice e di portarselo fino a termine per il bene della nostra città. Così l'ho preso anch'io l'incarico dato dal sindaco a me, a cui presterò impegno fino in fondo per far sì che appunto quell'incarico dato possa raggiungere gli obiettivi che io nella seduta precedente ho chiesto e che oggi, avendo in pectore questo incarico, devo in prima persona portarlo avanti e concluderlo bene e in breve tempo. Grazie. Grazie, consigliere Specchio, ci sono altri interventi? Ci sono dichiarazioni di voto? Votiamo la sola. Prego. Prego. Io veramente ringrazio tutti voi per le belle parole espresse questa mattina nei miei confronti. Ringrazio il sindaco per la fiducia accordata e per il fatto che ha voluto riporre in me la responsabilità di un assessorato determinante per il futuro di questa città, soprattutto in un momento particolare come quello che vive la città di Cerignola dal punto di vista del disagio sociale. Ringrazio e saluto chi mi ha preceduto, l'assessore, l'ex assessore, ex vice sindaco, la professoressa
albanese, ho potuto constatare nelle prime ore di mia attività quello che è stato il lavoro fatto dalla professoressa albanese, e ho verificato che è stato un lavoro proficuo. Ci sono molti provvedimenti che vedranno la luce nelle prossime settimane. A me naturalmente l'onore di portarle a conoscenza della città, però sicuramente devo riconoscere per l'onestà intellettuale che ha sempre contraddistinto il mio percorso politico e amministrativo che il merito è di chi mi ha preceduto e della struttura tecnica che ha collaborato con la professoressa Albanese. Ringrazio i gruppi di maggioranza per le parole espresse e per gli stimoli che già mi sono pervenuti nelle ore successive alla mia nomina e confermati dagli interventi di questa mattina in Consiglio Comunale. Così come prendo atto della disponibilità da parte dell'opposizione a collaborare in un assessorato, come dicevo prima, strategico, in un assessorato che è mia intenzione spalancare le porte di questo assessorato, al contributo di chiunque ha a cuore il futuro della nostra città e di chiunque vorrà assumersi la responsabilità di risollevare la città di Cerignola da questa situazione di disagio diffuso. Certamente non è solo Cerignola, è una questione oramai che riguarda la maggior parte degli enti locali, ma io sono abituato ad assumermi le responsabilità, e nel momento in cui ho accettato l'invito del sindaco l'ho fatto consapevolmente rispetto al fatto, scusate il gioco di parole, che è un assessorato dove dobbiamo abituarci e dobbiamo lavorare affinché le risposte che arrivino alla collettività non siano sempre negative. Dobbiamo provare ad invertire la rotta da questo punto di vista, e io mi rendo conto che potrò fare questo innanzitutto attenendomi a quelle che sono le linee programmatiche che il sindaco ha presentato a questo Consiglio Comunale e che la maggioranza tutta ha condiviso ormai un anno fa, a quelle che saranno i consigli, a quelle che saranno, diciamo, gli stimoli che proverranno dai consiglieri di opposizione. Io voglio veramente creare sinergia tra tutte le forze politiche presenti in Consiglio Comunale, perché sono convinto che il problema dell'emergenza sociale non è un problema dell'amministrazione metta vista come maggioranza, è un problema della città, e chiunque siede tra i banchi di questo Consiglio Comunale ha il dovere di porsi rispetto a queste problematiche in maniera costruttiva e non distruttiva. Sicuramente vedrò come interlocutori privilegiati le associazioni di volontariato, quindi il terzo settore, la chiesa, le parrocchie, gli oratori, non ultima la legge regionale che ha riconosciuto agli oratori la funzione sociale e quindi la capacità di poter relazionare con il piano sociale di zona e quindi, diciamo, l'ambito territoriale di cui il comune di Cerignola è capofila. Queste saranno le mie linee guida. Io vorrò essere guidato da quella, diciamo, che è la situazione di necessità, la situazione di bisogno, convinto del fatto che Cerignola è una bella città, convinto del fatto che Cerignola ha degli amministratori validi,
convinto del fatto che se lavoriamo e facciamo un lavoro di squadra, la situazione di disagio che vive la nostra città sicuramente vedrà un futuro migliore. Quindi sappiate sin da subito che la mia apertura sarà a 360 gradi, però così come sono chiaro su questo, vi dico subito che abbiamo il dovere di dare delle risposte. Quindi l'apertura sarà sicuramente nei confronti di chi metterà a disposizione il proprio tempo, la propria competenza, la propria passione affinché i problemi vengano risolti. Cerchiamo almeno in questo settore di lasciare fuori la contrapposizione politica e di assumerci tutti, io per primo, l'amministrazione per prima, ma anche gli altri attori che sono, diciamo, protagonisti della situazione del settore dei servizi sociali in questa città. Cerchiamo di lavorare in squadra, cerchiamo di stare uniti e soprattutto prendiamo a cuore quelle che sono le problematiche della città di Cerignola e insieme proviamo a dare quelle risposte che Cerignola ormai attende da anni, e gli anni che sono passati sono veramente tanti. A noi il compito di poter invertire questa rotta, a me la responsabilità, naturalmente con il sindaco e con l'amministrazione comunale, di guidare questo processo. Io ci metto la faccia e sono convinto che con l'aiuto di tutti voi e con l'aiuto di coloro che ho citato prima, sicuramente Cerignola avrà le risposte che ormai attende da tempo. Veramente un ringraziamento a tutti, un ringraziamento di nuovo al sindaco per aver riposto questa fiducia in me. Io sono convinto che riuscirò a dare queste risposte e riuscirò, grazie al contributo di quella Cerignola attiva che saprà consigliarmi, saprà guidarmi rispetto ai vari processi che si evolveranno nella nostra città. Grazie. Grazie sindaco, ha chiesto il sindaco. Il mio benvenuto in consiglio all'amico architetto Antonio Rimotta, che ho conosciuto durante la sua scorsa campagna elettorale, con il quale abbiamo condiviso sia lo studio del programma amministrativo sia una serie di iniziative che adesso ci toccherà, caro Antonio, portare a realizzazione, come tante cose abbiamo già fatto in questo primo anno. Naturalmente mi aspetto molto dall'assessore Pezzano, che ricopre in questa giunta un ruolo importante, anzi direi fondamentale, perché Carolino, i servizi sociali, come tu hai detto nel tuo intervento di esordio, sono una delle centralità dell'attività di questa amministrazione, il cui programma è quello di sostituire ad una serie di no un buon numero di sì. Nei limiti di quello che potremmo fare, nei limiti di quello che ci è consentito dalle limitate risorse economiche e dal ritardo che noi registriamo nell'attività dei servizi sociali. C'è la tendenza da parte di qualche irresponsabile a ritenere che 15 anni, forse 20, di attività amministrativa inesistente si possano recuperare in pochi mesi e in poche iniziative di carattere amministrativo. Vi sbagliate, si sbagliano coloro che per vieca polemica di parte trasmettono alla città un messaggio del tutto deviato e deviante. Faccio questo esempio.
avevamo una città invasa da sterpagne e erbacce. Ricordo agli immemori che la piazza del Carmine era uno di quei luoghi pieno di sterpagne e erbacce. Mi piace che qualche amico che ha memoria fotografica di quella situazione abbia riprodotto la realtà che c'era qualche mese fa. Se tu devi pulire un'abitazione, non puoi pulire tutte le stanze nello stesso momento, dovresti avere la disponibilità di mezzi e uomini che noi non abbiamo, ma si procede in quella direzione. Mi disturba francamente questa abitudine politichese che la quasi totalità degli osservatori dei media utilizza. L'assessore Pezzano è in quota, l'assessore Albanese resta in quota, Mimma Albanese era in quota. Io le quote non le conosco. Visto che tutti quanti siamo abbastanza presi, io penso, dall'avvenimento sportivo che ci aspetta nel pomeriggio, passatemi questa metafora, questa similitudine. Io sono l'allenatore di una squadra che deve pensare unicamente a vincere, cioè a risolvere più problemi possibili. E quindi devo spiegare la mia squadra con gli elementi migliori, nel ruolo più giusto, aspettandomi che la fiducia venga ricambiata con una dedizione assoluta, con un impegno totale e con la produttività di questa dedizione e di questo impegno. Le mie scelte sono ispirate solamente a questo principio. E io sono molto rispettoso delle competenze che ciascuno di noi ha nell'ambito amministrativo. Rispondo ad un appunto che è stato fatto dal consigliere Buonavita prima, che adesso non vedo. Ogni consigliere comunale è libero di scegliere il proprio gruppo nel quale militare all'interno del consiglio comunale. Nessuno ha chiesto al sindaco preventivamente il permesso di aderire a uno o a un altro gruppo. E io non ho assolutamente censurato nessuna decisione del genere. Come esiste l'autonomia e la libertà dei consiglieri comunali, esiste l'autonomia e la libertà del sindaco, che dispone delle deleghe e non deve consultare nessun organo, tantomeno deve consultare le liste che hanno sostenuto la sua elezione. Perché per quando molti non si rassegnano, il 14 giugno 2015 è passato, il popolo ha scelto e bisogna essere rispettosi della scelta democratica del popolo. Ma quella frase è finita. Io non avrò un assessore perché me lo dice o me lo indica questo o quel gruppo. Io tenderò e tendo sin dall'inizio al meglio, perché meglio sceglierò io i collaboratori di giunta, meglio sarà per la città, e io non intendo sacrificare l'interesse della città, nessuna valutazione, nessuna alchimia politica, nessun bilancino, nessun manuale cengente. Questo è un metodo che lascio a coloro che, a prescindere dalla anagrafe, sono dei vecchi della politica. Mi aspetto molto da Lino Pezzano, così come mi aspetto molto nelle nuove deleghe da Pia Santarese,
lascio ai giornalisti la domanda esistenziale su chi è, in quale quota sia l'avvocato Zamparese, provo a rispondere, ma tanto è inutile. Assessore Zamparese è in quota del sindaco Metta, esattamente come in quota del sindaco Metta il vice sindaco Pezzano, l'assessore Bufano, la dottoressa Maria. Bisogna abituarsi a una nuova logica che non vuole che l'amministrazione nei suoi assessorati sia espressione di null'altro che se non della competenza, della voglia di fare e della dedizione. E io modificherò la mia giunta tutte le volte che riterrò necessario fare questo per migliorare i risultati che l'amministrazione si attende. Lo stesso discorso mi ha guidato nel conferire al consigliere Specchio un'ampia competenza consultiva del sindaco che mantiene la delega al commercio. Perché? Perché io qua, in consiglio comunale, caro Specchio, quando vengo, non vengo con le idee preconcette, ascolto sia quando ciò che ascolto mi piace, sia quando ciò che ascolto non mi piace. E quando io ho recepito una doglianza per l'attenzione avuta dall'amministrazione nel suo primo periodo per le questioni del commercio, ho inteso immediatamente porre in merito a una osservazione che ho valutato come pertinente e fondata. Per cui, e questo vale anche per gli assessori neoentrati, per gli assessori che hanno deleghe nuove, vale anche ovviamente per questo ruolo importante di sostegno e di supporto all'azione del sindaco nel tema del commercio, tutto questo ha una sola condizione, quella del risultato migliore per la città, così come dico a tutti i consiglieri, ma in particolare ovviamente a quelli di maggioranza, quella porta è sempre spalancata per chi venga a proporsi per nuovi impegni, per nuove responsabilità. A buona vita dico, ho deciso liberamente, autonomamente, assumendomi le responsabilità di quello che io sono andato a decidere, prendo atto delle perplessità del consigliere Buonavita, del rispetto, le accetto, ma ovviamente, dato che non mi convincono, continuo lungo la strada che mi sono scelto e che mi sono dato, aspettandomi da Pia Zamparese la massima collaborazione che già mi ha dato per quanto riguarda le attività produttive anche in questa nuova esperienza, in questa nuova delega, in questa nuova assunzione di responsabilità. Credo che ho impegnato già fin troppo tempo in questo consiglio, vorrei soltanto ribadire questo messaggio. La formazione ICT la fa esclusivamente in base alle qualità degli uomini e delle donne che mette in campo e la modifica sempre e soltanto nell'interesse della città. Non ci sono altri sistemi che io conosca per amministrare una città. Questo è il criterio che mi ha ispirato, questo è il criterio che mi ispirerà nel futuro e spero che tutti voi vi augurate che ci siamo in questo inizio di consiglio scambiati siano da una parte sinceri e non soltanto di facciata e dall'altro siano coronati da un successo che si potrà constatare e verificare soltanto nei fatti. Buon lavoro a tutti voi. Grazie sindaco, sono di voto.
Votiamo l'assurdo che compaia al Consiglio Comunale del signor Di Motta di Petto Antonio. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il punto è approvato. Votiamo l'immediata eseguibilità dell'atto. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Prego, consigliere Di Motta, è un consigliere comunale. Può avvicinarsi al banco e non dire. Consigliere Di Motta, vuole fare un piccolo intervento? Prego. Buongiorno a tutti, grazie al Presidente del Consiglio, saluto al Sindaco, ai colleghi consiglieri e all'assessore dell'esecutivo. Permettendo che il Consiglio Comunale è la sede del confronto delle idee e dei progetti, permettendo anche i principi fondamentali della Costituzione. Attualmente, saluto anche il pubblico e i cittadini presenti, dove i principi fondamentali degli articoli 1 e 5, fino a 5 sono elencati, e non meno da non considerare l'apporto che il nostro grande concittadino Giuseppe Di Vittorio ha dato per la costruzione di questi articoli, dove si sottolineano i principi fondamentali della Costituzione in la sovranità del popolo, nel diritto ai doveri dei cittadini, nel diritto al lavoro e in ultimo nel riconoscimento delle autonomie locali. Vi comunico che sono profondamente emozionato perché accettare, come ho accettato la carica di consigliere, è una profonda e grandissima responsabilità. Perché noi qui rappresentiamo la voce del popolo, i cittadini tutti. In un momento di forti tensioni sociali, dovute da problematiche come il lavoro, l'occupazione giovanile, il disagio nelle scuole, l'agricoltura, il decoro cittadino, la sicurezza, ecco, dopo tutte, facendo una riflessione attenta su tutte queste problematiche, io metterò a disposizione la mia professionalità di tecnico e anche di insegnante. Ci sono anche problemi come la mancanza di senso civico, per questo auguro all'assessore Zandarese un buon lavoro, anche se sarà molto corposo. Saluto al mio assessore vice sindaco Rino Bezzano, augurandogli buon lavoro, e anche al consigliere Specchio per la delega commercio. Auguro a tutti un buon lavoro con la speranza di confrontarci sempre e per i cittadini di questa città. Grazie. Grazie, consigliere Di Motta. Passiamo al punto successivo all'ordine del giorno. Non ci sono comunicazioni, quindi passiamo all'altro punto, le interrogazioni. Assessore Zambarese, facciamo un passo indietro. Prego, assessore Zambarese. Saluto il sindaco, il presidente del consiglio, gli assessori, i consiglieri oggi tutti qui presenti. Mi sembra doveroso fare un intervento appunto in seguito a queste deleghe che ho avuto e che mi sono state conferite il 22 giugno.
Come vi dicevo appunto con decreto sindacale, il 22 giugno mi sono state conferite le deleghe alla sicurezza e alla polizia municipale. Due deleghe che fino a quel momento erano in capo al primo cittadino, al sindaco. Prima di arrivare a un intervento veramente tecnico e amministrativo, vorrei fare un intervento personale, una riflessione di carattere personale. Chi ben mi conosce sa quanto questi temi mi stiano a cuore e chi conosce me stessa e il mio excursus personale non può negare il fatto che mi intraveda come un segno del destino l'affidamento di queste due deleghe. Sono convinta che niente sia per caso. Purtroppo oggi all'ordine del giorno provalgono prevalentemente notizie di cronaca nera, incidenti stradali, incidenti letali che truccano la vita di tanti ragazzi in età adolescenziale. Nel cuore di ognuno di noi ci sono tante persone che sono volate in cielo, la cui vita è stata stroncata a causa dell'assunzione dell'alcol oppure dell'assunzione di sostanze stupefacenti. Quante volte ci siamo trovati di fronte a dolore, rammarico, pianti, di fronte a situazioni dinanzi alle quali non c'era più la possibilità di tornare indietro. E io non voglio avere nessun rimorso, ed è proprio su questa parola che ci tengo a soffermarmi. Non vi nascondo che sono contenta di queste deleghe, ma dall'altra parte sento il peso e la responsabilità di una forte battaglia che si mi auspico a livello locale. E dobbiamo impegnarci, come ho già avuto modo di dire in altre sedi, per educare i cittadini al rispetto delle regole e a preservare soprattutto la nostra vita. E scusatemi se per queste parole si sono andate sull'aspetto personale, ma per me è solamente la politica, non sono solamente gli atti, ma la politica è anche questo, di un rapporto umano, di rispetto tra la gente. Io, come vi dicevo, sono consapevole delle responsabilità, ma sono anche convinta che la gente aspetti delle risposte. E sotto questo punto di vista, come non dargli ragione e come non muoverci in tal senso. Oggi il mio intervento è finalizzato a spiegarvi quelle che saranno le linee programmatiche sulle quali intendo muovermi, linee programmatiche che sono state definite con il sindaco e con il comandante di polizia municipale. Sin da subito mi impegnerà a diventare cittadini, ad avere senso civico e a rispettare il bene comune. Lavorerò per intensificare il controllo del territorio, attenzionando le zone e le aree più critici, partendo da molti patti che la sera sono luogo di spaccio e di assunzione di sostanze stupefacenti. Lavorerò sul rispetto del codice della strada, cinture, caschi e viabilità. Garantirò un numero congruo di vigili che si coordineranno con le altre forze di polizia, che effettueranno controlli sanzionando chi non rispetta le regole, senza sconti per nessuno. A settembre inizierò con l'assiglio di dirigenti scolastici una campagna informativa di prevenzione per gli adolescenti che si apprestano a prendere il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori. Mi occuperò della prevenzione dei reati contro il patrimonio che stanno invadendo purtroppo la nostra Cerignola, furti, rapine e scippi. Garantiremo i controlli con le chilometri per la tutta estate di prezza e sotto assunzione di sostanze stupefacenti. Ci occuperemo di armare tutto il comando di polizia municipale in maniera tale che riescano ad affrontare situazioni avverse qualora fosse necessario, ricoprendo ruoli di polizia giudiziaria. È normale che per il compimento di queste linee programmatiche è indispensabile consolidare i rapporti con le forze dell'ordine locali e provinciali, polizia, carabinieri e guardia di finanza. A tal proposito ho avuto il piacere di conoscere ufficialmente la settimana scorsa il vicequestore aggiunto, la dottoressa Bonasuono, che si è mostrata sin da subito sensibile a questi temi e ci ha confermato la propria disponibilità con la professionalità che la contraddistingue. Ho programmato a breve un incontro con tutto il corpo di polizia municipale in cui spiegherò quali sono le mie priorità e le mie intervento. Ci metteremo da subito al lavoro per il bene della città. Come vi dicevo, sono consapevole che c'è tanto lavoro da fare, ma sono anche convinta che coordinandoci con le altre forze dell'ordine sicuramente riusciremo a portare un risultato più positivo rispetto a quello in cui viviamo quotidianamente. Voglio concludere facendo gli auguri al mio consigliere Antonio Di Motta,
una persona onesta, una persona per bene. Sono veramente contenta di questa entrata in consiglio comunale e sono altresì convinta che saprà onorare con diligenza il ruolo che da oggi si trova a ricoprire. Inoltre ci tengo a ringraziare, anche se non è presente, il sindaco del nostro paese, il sindaco Franco Metta, per la fiducia che mi ha nuovamente confermato. Vi ringrazio. Grazie assessore, prego consigliere Motta. Volevo farle, signor Presidente, una comunicazione. Volevo dire che aderisco al gruppo consigliare di Federazione Civica. Grazie, grazie consigliere Motta. Passiamo al punto successivo all'ordine del giorno, le interrogazioni. La prima interrogazione del consigliere Guglielmo, prego consigliere Guglielmo. Grazie Presidente, leggo ovviamente anche in ordine cronologico. Prego, sì. Sì, la prima è data del 12 aprile 2016, interrogazione su intervento di pulitura via verde e lanciate di strade o zone industriali. Io lo leggo così, se c'è qualcuno, qualche assessore che vuole rispondere, visto anche l'assenza del sito. Il sottoscritto consigliere comunale Fuliano Natale, premesso che la zona industriale potrebbe rappresentare il fiore all'occhiello di una città, premesso che la zona industriale è collocata in prossimità di un asse viario strategico, premesso che ci sono segnalazioni quotidiane di aree degradate in totale stato di abbandono da parte dei proprietari di edifici presenti nel zona industriale, interroga e chiede se nell'intervento di manutenzione ordinaria del verde pubblico è stato previsto un intervento in zona industriale, soprattutto in prossimità degli accessi, se si ritiene necessario un intervento straordinario di pulitura e disinfestazione delle aree destinate a verde, strade e marciapiedi presenti in zona industriale. Ci sono tre assessori del paese. Allora, consigliere, io non ho avuto modo di leggere precedentemente la sua interrogazione, però le rispondo per quello che, insomma, ho avuto la possibilità di capire. Ci stiamo muovendo con l'ausilio del consigliere Marinelli perché ci siamo resi conto dello stato di degrado in cui versa oggi la zona industriale. Abbiamo contattato gli imprenditori che hanno aziende all'interno della zona industriale perché con la loro volontà e soprattutto con il loro impegno stiamo cercando di fare in modo che loro possano impegnare e soprattutto attenzionare le zone antistanti delle loro aziende. Purtroppo, come lei bene sa, non abbiamo disponibilità che ci permettano di coprire tutto il centro abitato ed è per questo che ci stiamo affidando alla collaborazione da parte di questi imprenditori. A breve, questo è un passaggio importante che ritengo opportuno fare in tale sede, porteremo in consiglio comunale il nuovo regolamento sull'adozione dei tagliori nelle aree a verde, perché fino ad oggi purtroppo è stato gestito in maniera differente, diciamo così. Ora vogliamo regolarizzare e con l'aiuto degli imprenditori l'impegno che oggi ufficialmente mi prendo al suo cospetto è quello di interessarci della zona industriale e fare in modo che tutte le aree vengano ripulite e vengano gestite. Spero di aver dato una risposta che sia consona a quelle che sono le problematiche che sposto in tale sede. Consigliere, come avete soddisfatto? Parzialmente soddisfatto, ritengo che gli interventi di disinfestazione vanno programmati prima, capisco la difficoltà nel gestire la cosa pubblica per la mancanza dei fondi e probabilmente in alcuni casi anche nell'incapacità di programmare, però prendo per buono la sinergia che si vuole creare con i privati. Io credo che senza questa sinergia tra pubblico e privato difficilmente si riusciranno ad ottenere delle soluzioni. Passo alla seconda, faccio prego, grazie. Leggo un'interrogazione data del 13 aprile 2016, l'oggetto del piano comunale del commercio su aree pubbliche. Il sottoscritto consigliere comunale Torino Natale, premesso che il piano commercio è uno strumento indispensabile per disciplinare le attività di vendita su aree pubbliche, oltre che necessario per programmare il commercio ambulante in sede fissa in base alle esigenze di ordine pubblico, salute e sicurezza dei cittadini e controllo del traffico. Premesso che già nei primi mesi dell'anno 2015
il piano commercio era stato inserito più volte tra i punti da discutere in consiglio comunale. Premesso che diverse associazioni di categoria, quali buon commercio, proprio esercente del commercio, si erano già espresse su questo importante strumento di programmazione, parliamo di circa del periodo marzo-aprile 2015, in data 11 settembre 2015, in qualità di componente della quinta commissione consiliare attività produttive, discuteva con il resto dei componenti alla presenza del dirigente del settore gli adeguamenti normativi necessari per approvare il sopracitato piano commercio. Interroga e chiede se gli ultimi 6 mesi siano stati sufficienti per adeguare il piano commercio alla normativa vigente e chiede all'assessore alle attività produttive se negli ultimi 6 mesi vi sono stati incontri con associazioni di categoria, professionisti e esperti del settore e quali risultati tali incontri abbiamo prodotto, se è possibile fissare un periodo entro il quale possa concludersi l'iter che permetta alla città di dotarsi del, tra virgolette, bene del piano. Prego, assessore Zambaresco. Curiello, parliamo di un argomento che ho trattato fino a quando mi è stata data la possibilità, quindi le darò delle informazioni che sono in grado di darle. Come ne pensai, il 12 aprile del 2015, se la memoria non mi inganna, è stato pubblicato il nuovo codice del commercio. Con questo nuovo codice del commercio, purtroppo da parte della sottoscritta non c'è stata la possibilità di prendere come punto di riferimento il lavoro che è stato fatto dalla vecchia amministrazione, ma essendo cambiata tutta la normativa abbiamo iniziato a lavorare in maniera differente, quindi abbiamo iniziato a stipulare un programma ex novo. Lei, come ha fatto bene ad evidenziare in tale sede, ha messo in evidenza l'importanza del piano commercio in zone pubbliche. Premesso che da parte di questa amministrazione è sempre stato attenzionato a questo argomento ed è per questo che, come pensa, ha avuto la possibilità di vedere questa interrogazione precedente alla delibera di giunta che è stata approvata abbiamo portato il piano programma del commercio, che è un documento strategico che consiste nell'attenzione, quindi uno studio della situazione attuale delle aree mercatali, poi muoversi successivamente e decidere come attivarsi. Praticamente questo documento strategico del commercio in cosa consiste? Spero di riuscire a spiegarglielo. Nell'avere una contezza ex ante delle aree mercatali, capire quali sono le aree mercatali funzionanti, le aree mercatali invece che non sono mai state attivate e muoversi di conseguenza. Abbiamo pensato in sinergia con l'agenzia Cirinera Produce e quindi anche con le associazioni di categoria di non metterci al lavoro da subito per la stipula di un nuovo piano commercio, ma capire prima la situazione in cui versa oggi il nostro paese e poi successivamente ci siamo dati un periodo di tempo che non dovrebbe essere più di un anno per stipulare un nuovo piano commercio. Come ho evidenziato nella delibera di giunta, lo faccio in tale sede, questo è un lavoro che non riguarda solamente l'agenzia oppure l'assessorato, questo è un lavoro che si deve svolgere assolutamente in sinergia con l'ufficio tecnico e con il comando di polizia municipale. Però dal momento che, come avete avuto modo di vedere, questa delega mi è stata trasferita, per le prossime interrogazioni non dovrà interfacciarsi con la sottoscritta, ma sicuramente le potrò offrire con il mio supporto amministrativo. La ringrazio. Sì, ritengo soddisfatto anche perché mi rendo conto che sopraggiungere poi i cambiamenti normativi alcune volte mette in difficoltà e provoca dei ritardi nell'ambito di un'amministrazione che voglia essere pragmatica. Io mi auguro che il Consiglio possa essere coinvolto in tutte le sue componenti maggiormente, mi auguro che non si verificano fuori in avanti e soprattutto mi auguro che vengano coinvolti le associazioni di categoria e i soggetti interessati e soprattutto mi ricordo il fatto che avendo, tra virgolette, preso in carico la delega della nona, la famosa delega della nona, quindi da un consiglio municipale si possano restringere i tempi morti che poi possono provocare ritardi, perché trattasi di un documento fondamentale che oramai se ne discute da circa un decennio e cerchiamo di mettere in pratica quelle che sono poi le azioni programmatiche che un'amministrazione intende fare.
ci troverà sempre difficili qui a ricordare qualora questi temi si autorino, che è arrivato il momento di portare in discussione questo strumento in Consiglio Comunale. Grazie. Grazie, consigliere, prego, consigliere, presenta la sua, la prossima interazione. Continuo. Leggo un'interrogazione del 14 aprile 2016 avente ad oggetto la Commissione Comunale per il Paesaggio. Il sottoscritto, consigliere comunale, vogliamo Natale, premesso che il PPTR, piano paesaggistico territoriale regionale, regola e tutela gli elementi paesaggistico ambientali, culturali e architettonici dell'intera regione Puglia e quindi del territorio del comune di Cerignola. Premesso che la normativa vigente comunque prevede la possibilità da parte dell'amministrazione comunale di dotarsi di un organo collegiale tecnico consultivo, appunto la Commissione Comunale per il Paesaggio, che si esprime in materia paesaggistica ambientale prestando attenzione alla coerenza di un progetto, piani attuativi e pratiche edilizie, con i principi, le normative e i vincoli degli strumenti di pianificazione vigenti, sempre nell'ottica di una tutela complessiva del territorio comunale. Premesso che nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge e in relazione all'esercizio della propria competenza, l'attività consultiva della Commissione Comunale per il Paesaggio si svolge mediante l'espressione di pareri obbligatori che vengono resi per le ipotesi previste espressamente dalla legge. Premesso che la Commissione Comunale per il Paesaggio permetterebbe di tutelare il nostro paesaggio, di evitare, di rallentare e o bloccare pratiche edilizie che vanno dalla semplice richiesta autorizzativa per realizzare servizi a rete, tipo infrastrutture quali rete gas, fogne ed energia elettrica, all'autorizzazione per realizzare opere pubbliche tipo assidiari o all'autorizzazione di interi piani attuativi. La Commissione Comunale per il Paesaggio del Comune di Cerignola, nominata dalla precedente amministrazione, ha operato per un lungo periodo a supporto del settore urbanistico edilizio dell'ente. Interroga e chiede se l'amministrazione comunale ritiene necessario attivare le procedure che portano alla costituzione di detta commissione. Interroga e chiede all'assessore Arramo, architetto Tommaso Bufano, quali siano i motivi per cui in questo primo scorcio di legislatura il settore urbanistico edilizio non ha ritenuto necessario avvalersi dell'ausilio della commissione comunale per il paesaggio. Consigliere, purtroppo l'assessore Bufano si è allontanato per una questione urgente. Può rispondere l'assessore Zambrisi, se può? Prego, assessore. Posso, perché come lei ben sa, non è un argomento di mia competenza, però so, perché ne abbiamo parlato in giunta, che a breve verrà portata una delibera e qui si darà un atto di indirizzo al dirigente per la creazione di una commissione paesaggistica. Questo riesco a dire, non di più. Prego, sì. Rinviamo. Ringrazio comunque della risposta dell'assessore Zambarese, ricordando la metafora che ha fatto prima il sindaco, c'è un allenatore e una squadra. Io mi auguro che tutti i componenti della squadra sappiano quello che debbano fare, perché non si può accettare come risposta manca l'assessore. Io credo che se c'è un atto di deliberativo viene portato in giunta, è giusto che tutta la squadra sappia di che cosa stiamo parlando e che quindi una semplice risposta possa essere data. Prendo atto che la delibera è in corso di preparazione e rinviamo questa risposta al prossimo Consiglio Comunale. Grazie, consigliere Guerrero. Ha chiesto al consigliere di intervenire. Presidente, solo diciamo, una piccola questione sull'applicazione del regolamento del Consiglio Comunale. Mi rivolgo a lei come presidente, quindi come soggetto a cui è demandato il compito di tutelare ogni singolo consigliere comunale. Tutte le interrogazioni, un altro gruppo di Forza Italia, così come le altre interrogazioni che sono state presentate molto più di un mese fa. Sono state presentate ben oltre, avevamo dovuto ricevere risposte scritte in assenza dei consigli comunali o comunque essere trattate in precedenti consigli comunali. Non c'è stata data risposta in alcuna interrogazione effettuata, le stesse interrogazioni del consigliere Cugliello, il sindaco, l'assessore Bufano non hanno inteso rispondere, demandando una risposta che per colpe non sue ovviamente è una risposta improvvisata dell'assessore Zambrisi, tra l'altro diventata oggi, di cui oggi si è ratificata delega la sicurezza. Credo che lei debba comunque intervenire come tutore del singolo consiglio comunale e chiedere spiegazioni e motivazioni al sindaco
quale responsabile della giunta, le motivazioni per cui intende violare, continua a violare sistematicamente il regolamento, per cui non viene data mai risposta ai termini, mai risposta ai termini a tutte le interrogazioni che vengono effettuate. Consigliere Endine, sarà la mia premura a convocare e chiedere al sindaco alla giunta di rispondere celermente alle interrogazioni nei termini previsti dal regolamento. Nella successiva firma della consigliere di Vicente, avendo all'oggetto la procedura di varia scelta del contraente sull'applicazione di lavori messi in sicurezza sulla statale, dove rispondere se sul buco non c'è, come se vuole comunque razionare prego. Posso Presidente, grazie per la parola. Io intervengo semplicemente appunto per sottolineare, per ribadire quello che è già stato detto dal consigliere Rende, perché discutere un'interrogazione su una procedura di affidamento di cui avremmo dovuto discutere 3 mesi fa non ha nessun senso. Non ha nessun senso perché tutta la procedura è già stata conclusa e questo è solo un esempio di quello che ogni volta il consigliere e il sindaco e gli assessori fanno. Non rispondono mai alle domande dell'opposizione, non rispondono mai alle domande sulle dimissioni di assessori e dirigenti. Noi cerchiamo in tutti i modi di collaborare perché le nostre interrogazioni non sono assolutamente finalizzate a fare polemica sterile, ma a cercare di fare il possibile per migliorare questa città. Non ci vengono mai date risposte, si è ripresentata ancora una volta, io mi sono vista costretta a richiedere l'intervento del prefetto, dato che comunque non ho avuto... Ma vuole ritirarla o...? Sì, la ritiro, a questo punto non ha senso, perché l'assessore e il sindaco non ci sono neanche, sembra quasi che lo facciano apposta. Grazie, consigliere. Passiamo alla successiva, prima del consigliere Pisani, interrogazione di interventi in convenzione della Repubblica, in località per il prego, consigliere Pisani. Sì, allora la mia è in corpo. Siamo alla quinta. 21 aprile. 21 aprile. Procedo alla lettura dell'interrogazione presentata il 21 aprile 2016, che ha come oggetto l'interrogazione urgente su interventi di manutenzione del verde pubblico in località periferiche, nello specifico nei quartieri Scarafone e Cimitero. Io sottoscritto consigliere comunale Pasquale Pisani, premesso che i mesi primaverili dal punto di vista delle problematiche legate al taglio dell'erba nelle aree verdi comunali sono più impegnativi per l'amministrazione e che in data 20 aprile del tutto intercezionale sono stati effettuati dei piccoli lavori limitando alcune aree e alcune zone di via Ariano e di via Santa Teresa di Calura. In particolar modo le aree del quartiere Scarafone Cimitero sono lasciate ad un missile telegrafico ed abbandono, in quanto le bacce hanno raggiunto proporzioni incalcolabili. Il marciapiede di Piale del Luogo Santo è infestato dalle bacce e che questa amministrazione durante i giorni della campagna elettorale aveva promesso dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nella città oggetto dell'interrogazione per porre fine a questa situazione disastrosa che colpisce i quartieri Scarafone e Cimitero da diversi anni. Per quanto premesso, io sottoscritto, chiedo che vengano fornite informazioni circa l'esistenza ad oggi di un dettagliato resoconto della situazione in cui versa attualmente la gestione del verde pubblico nelle zone suddette, con relativi sistemi di erosione per evitare le negative conseguenze derivate dal mancato sistematico monitoraggio della vegetazione spontanea. Se sia prevista un'azione a largo raggio per affrontare una volta per tutte e con dovizia di particolareggiate attenzioni e dettagliate cure le condizioni del verde pubblico nelle presenti aree, entro quali termini si intenda procedere ad un'attenta e concreta attività di manutenzione del verde pubblico nelle aree oggetto di interrogazione. Grazie. Grazie consigliere Pisani. Prego, assessore Zamborese. Consigliere, rispondo anche se ci tengo a mettere in evidenza che non sono argomenti di mia competenza, sia chiaro. Allora, ho sentito ora la sua interrogazione, per quello che ho avuto modo insomma di ascoltare, lei lamentava che non fossero stati fatti alcuni interventi di verde pubblico in alcune zone, tra le quali Camposanto e la zona Scarafone.
Ecco, successivamente alla sua interrogazione, che se non erro è protocollata aprile 2016, come lei ha avuto sicuramente modo di vedere, quelle aree sono state attenzionate dall'amministrazione, sono stati fatti interventi di polizia di forse sono stato, ha avuto difficoltà assessore San Marese nell'espressione mostrare l'interrogazione. L'intervento unico è stato fatto in data 20 aprile con diciamo una pulizia, una piccola pulizia settoriale della zona, solamente interessando via Teano. Ho capito, sì, vabbè, ho capito bene. Io come... È l'unica, però. Cosa? È l'unica. Cosa l'unica? In data 20 aprile, è stato per la prima... Sì, chiaro. Quello che ci tenevo a dire è che sono state delle aree attenzionate dall'amministrazione, però come lei pensava, facendo parte del gruppo consigliere di maggioranza, la cooperativa che oggi cura il verde pubblico a Cerignola è solamente una. Quindi sicuramente, questo lo dico perché abbiamo avuto modo di parlare anche con l'assessore Ionetti, che è l'assessore che cura il verde, che ha la delega al verde, queste zone verranno diverse all'attenzione della cooperativa. L'unica cosa che si chiede, e su questo lei deve convenire, essendo appunto un consigliere di maggioranza, un po' di pazienza. Tutte le aree, come lei sta avendo modo di vedere, su tutte le aree si sta intervenendo. L'unica cosa che bisogna capire le difficoltà da parte dell'amministrazione, che avendo solamente una cooperativa interviene in estate, soprattutto in base alle emergenze che si vengono a creare. La ringrazio. Consigliere Pisani, si vede il fatto. Allora, la mia soddisfazione è direttamente proporzionale all'impegno che l'amministrazione prende per la risoluzione del problema. La mia interrogazione prevedeva semplicemente una piccola domandina inerente alla presenza di un eventuale calendario che, va bene, l'assessore Zambarese, per l'amor di Dio, non vorrei metterla in difficoltà. Era questa la domanda che riferivo all'amministrazione per quanto riguardava anche il poter comunicare ai cittadini del quartiere, considerando che ho fatto lì una campagna elettorale e insieme agli amministratori abbiamo fatto le promesse, comunicare la possibilità e la presenza di un calendario per la risoluzione di questo problema che la banale è lamentata. Grazie. Non mi mette assolutamente in difficoltà, consigliere Pisani, anzi, quello che posso dire è che parleremo con l'assessore competente e quanto prima verrà ufficializzato il piano e il calendario degli interventi. Grazie, assessore. L'altro della sala, la rovina del giorno, la firma dei consigli di Giulia Curiello, interrogazione di Giacomo Logis, articolo 20 della regione numero 10/2004. Prego, consigliere Curiello. La Lega ha approfittato anche della nuova delega data all'ex ormai consigliere Rino Bezzano, di modo che prende contezza di un provvedimento. Io credo importante, se ce ne sarà la possibilità di discuterlo, lo discuteremo, anche perché si potrebbero affrontare dei problemi di natura economica e investiti per conto dei cittadini, nei confronti dei cittadini, è un modo per anche fare tra virgolette casse. Interrogazione su assegnazione alloggi ex articolo 20 legge regione della regione Puglia numero 10/2014. Sottoscritti consiglieri comunali di Tullo Paolo e con l'onorevole, premesso che in data 7 aprile 2014 è entrata in vigore la legge regionale numero 10 recante la nuova disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi dell'edilizia residenziale pubblica, successivamente modificata e integrata con la legge numero 50 del 5 dicembre 2014. Tra le varie disposizioni normative di cui la detta legge è previsto all'articolo 20, comma 2, che in deroga a quanto disposto dal comma 1, i comuni possono assegnare al di fuori della graduatoria gli alloggi e l'edilizia residenziale pubblica occupati sine titulo dai nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della legge medesima. Istanza del soggetto interessato alla regolarizzazione dell'occupazione va inoltrata al comune che emana il provvedimento pre-istruttoria dell'ente gestore relativamente alla sussistenza dei requisiti di cui alle lettere A, C e D e dei servizi sociali dello stesso comune, limitatamente all'accertamento del requisito di cui è alla lettera B.
Relativamente a quest'ultimo punto, la Regione Puglia ha chiarito che ai fini della valutazione della condizione di particolare disagio socio-economico e di necessità occorre fare riferimento a quanto previsto dalla legge 9 dell'8 febbraio 2007. A seguito della emanazione della detta legge sono state presentate oltre 50 richieste di regolarizzazione del rapporto locativo, ossia di assegnazione interna degli alloggi in questione, ex articolo 20 legge regionale numero 10 2014 successive modificazioni. Tutto ciò premesso, interrogano e chiedono quante di tali richieste di sanatoria sono state correttamente istruite con l'emanazione del conseguente provvedimento di assegnazione, quali sono le iniziative che intende intraprendere codesta pubblica amministrazione per dare risposte in tempi certi ai cittadini che hanno fatto istanza ex articolo 20 legge regionale numero 10 del 2014, quali iniziative sono state intraprese relativamente agli alloggi comunali interessati a analoghe condizioni, considerato che la regolarizzazione del rapporto locativo è altresì accompagnata dal recupero dei conseguenti canoni pregressi da determinarsi nel rispetto della normativa del luogo. Grazie, governo risponde all'assessore Pezzano. Ringrazio il consigliere Guglielmo per darmi la possibilità di dare un'impostazione di lavoro. Io condivido il fatto che il consiglio comunale, oltre al fatto che ne ha diritto, facciano interrogazioni riguardanti soprattutto questioni delicate come quella naturalmente presentata da lei e dal gruppo consigliare di Forza Italia. Io le premetto naturalmente che dovrò approfondire la questione, nonostante ho già preso atto, diciamo, dell'argomento, però adesso devo entrare nel merito e le preannuncio che come modus operandi del mio assessorato, così come ho detto prima nella mia breve relazione di insediamento, sarà mio interesse aprire al confronto anche con le forze di opposizione rispetto soprattutto a problematiche abbastanza diciamo frequenti come può essere e che vanno, diciamo, nella direzione della risoluzione di problemi che andrebbero naturalmente a arginare quella situazione di disagio che vive la nostra città. Quindi io colgo l'occasione per diciamo anticipare quello che sarà il mio percorso lavorativo e quindi del mio assessorato. Frequentemente proverò a diciamo ad avviare e quindi a entrare nel merito dei vari argomenti anche con le forze di opposizione. A lei, consigliere Guglielmo, siccome so che anche il presidente della commissione dei servizi sociali, avremo sicuramente modo e tempo per comportare anche insieme quello che sarà il lavoro della commissione dal senso, perché io credo molto nel lavoro dei consiglieri comunali, parto dal presupposto che i consiglieri comunali sono la porta dell'amministrazione comunale, quindi come assessorato io avrò l'obiettivo di coinvolgere tutti i consiglieri comunali e soprattutto le commissioni consigliari. Quindi le dico sin da subito che tra me e lei ci sarà sicuramente una collaborazione che io mi auguro sia proficua e nell'interesse della città. Nel merito, e concludo, naturalmente mi riservo di approfondire l'argomento, poi sicuramente avrò modo di dare risposta rispetto alla vostra interrogazione. Grazie. Consigliere Guglielmo, se tieni soddisfatto? Sì, io la ringrazio, accetto l'invito, sfida che vi lancio. Sui problemi della città sicuramente ci troveremo convergenti con chiunque voglia contribuire, soprattutto le pongo una questione a cui puoi cominciare già a lavorare. Questa è una legge che fa riferimento essenzialmente alla sanatoria degli alloggi di ACP ora H, quindi la stessa normativa noi potremmo utilizzare per sanare gli alloggi comunali. Come già detto nelle interrogazioni, questo prevede una sanatoria dei canoni pregressi e quindi ci sarà la possibilità anche da parte dell'ente di fare cassa per poi prevedere eventuali spese di manutenzione, costi di manutenzione per gli stessi alloggi
che richiedono frequentemente, e quindi evitare un esposto da parte di altri capitoli per mantenere questi alloggi, questi edifici comunali. Grazie. Grazie consigliere. L'ultima donazione prima del consiglio Sarno, quindi arriviamo al prossimo consiglio, vista l'assenza dello stesso consiglio Sarno. Passiamo al punto successivo all'ordine del giorno, approvazione del quale si è precedente 8 giugno 2016. Articolo 67, regolamento consiglio comunale. Favorevoli? All'unanimità. Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno, proroga lavoro in commissione consigliere d'inchiesta, articolo 16, regolamento consiglio comunale. Caso Gema. La parola al consigliere Montelisi. Prego, consigliere. La delibera, volevo dirvi notare quello che sono stati i lavori, diciamo, durante questi sei mesi. Dall'analisi della documentazione che ci è stata fornita sono emerse tre criticità. C'è la criticità della fideiussione che la GEMA ha dato a questo ente quando ha iniziato i lavori, che è stata praticamente fornita al Ministero delle Finanze ed è una diminuzione di 17 milioni miliardi di lire, e quindi stiamo procedendo nei confronti del Ministero affinché si possa chiarire, diciamo, questa faccenda, perché il Ministero continua a controbattere che loro sono responsabili soltanto relativamente all'estinzione del lavoro nazionale di espressore. Così non è, perché la fideiussione che è stata fornita ha dato la possibilità a GEMA di operare nell'ambito della provincia di Foggia. L'altra criticità che è emersa, per la quale chiediamo di emendare la delibera che portiamo in Consiglio Comunale, è quella della responsabilità dei nostri uffici. Noi abbiamo guardato tutta la documentazione e da giugno 2011, quando c'è stata la prima formale richiesta di riversare una somma pari a 1.700.000 euro, si è interrotto il contratto con il concessionario ad aprile 2012. Questo che cosa comporta? Violando l'articolo 22 del decreto legislativo 112 del 99. Questo ha fatto sì che quella somma diventasse quasi 9 milioni di euro. Quindi se da giugno fino ad aprile, 6 aprile 2012, con la quale si è messo in mora il concessionario e si è chiesta al Ministero la decadenza dall'albo nazionale dei riscossori, si è fatto sì che queste somme lievitassero in maniera così tale, tanto da mandare quasi l'ente in deficit strutturale. La incongruenza rispetto alle comunicazioni che sono state fatte al concessionario, quindi guarda quella di giugno, quella di novembre, con la quale lamentavamo 3.365.000 euro, e quella del 15 dicembre, nella quale lamentavamo un mancato riversamento di 5 milioni di euro, cozza con le dichiarazioni che il dirigente ha fatto ad un'ispezione che abbiamo ricevuto da parte della Guardia di Finanza, nelle quali lui afferma che non ha dato modo alla GEMA di riscuotere altre somme perché ha bloccato delle liste di carico. Queste liste di carico sono state, secondo noi, rinumerate perché erano le stesse per le quali lui lamentava il mancato riversamento di giugno e di novembre. Quindi proprio per questo motivo chiediamo di emendare la delibera del Consiglio Comunale e diamo incarico al Sindaco e alla Giunta di individuare un legale che stabilisca le responsabilità dell'ufficio, perché questo ritardo di 8 mesi ha fatto sì che la città, o meglio il Comune di Cerignola, rischiasse di andare in deficit strutturale, perché le somme che non ci sono state riversate dal verbale della Guardia di Finanza ammontano quasi 9 milioni di euro. L'altra criticità invece, e per la quale chiediamo
i 6 mesi di proroga perché la mole di documenti da leggere e da analizzare è enorme, è quella delle banche. Pare da una prima analisi che ci sia stata una sorta di compensazione tra i conti correnti dedicati, dove venivano riversati i tributi comunali, e i conti correnti intestati alla società Cima. Quindi adesso ci accingiamo a guardare la documentazione che c'è stata tra l'ufficio legale e le banche della società Cima e chiederemo la copia degli estratti conto. Dopo l'analisi di tutti gli estratti conto saremo in grado anche di operare nei confronti delle banche se ce ne sarà l'opportunità. Glielo devo scrivere l'emendamento? Sì, grazie, non devo dire. Può leggere cortesemente a me il dichiarato per un discorso tecnico? Tanto premesso e argomentato, il sottoscritto nella spiegata qualità chiede e propone al Consiglio Comunale di prorogare sino al 31 dicembre 2016 la durata dei lavori di detta commissione e che entro il suddetto termine, e salvo altre eventuali proroghe, il Presidente dell'istituita commissione riferisca al Consiglio Comunale circa l'esito delle indagini. Adesso le scrivo l'emendamento, così poi la scrivete. È aperta la discussione, ci sono interventi. Prego, consigliere. Aspetto. Consiglio Monti, puoi spiegare l'emendamento? No, mi è chiaro, in realtà, mi è chiaro molto l'emendamento, seguito l'emendamento dalla proposta di liberazione. Dall'analisi dei documenti sì. È emerso praticamente un forte ritardo di comunicazioni tra ufficio ragioneria e il concessionario. Secondo l'articolo 22 del decreto legislativo 112 del 99, il concessionario, entro la prima decade del mese successivo a quello di competenza, deve effettuare i riversamenti. Il primo sollecito che il Comune ha fatto a Gema è del 22 giugno 2011. In questa comunicazione noi chiediamo al concessionario che ci riversi 1.751.915 euro. Poi ce n'è un'altra di comunicazione, l'11 di novembre, quindi dopo 5 mesi, sono abbondantemente trascorsi in termini di riversamento, in questa comunicazione chiediamo il riversamento di 3.365.000 euro. Poi ce n'è un'altra a dicembre e la somma aumenta. Quindi in base a questo ritardo, cioè da giugno 2011 ad aprile 2012, lui doveva immediatamente, dopo un mese e 10 giorni, revocare il contratto con il concessionario per far sì che queste somme non andassero perse così come sono state, così come è accaduto. Per questo motivo, siccome ci sono responsabilità personali sui comportamenti dei dirigenti, chiediamo alla Giunta, al sindaco alla Giunta, di incaricare l'ufficio legale, o magari se c'è incompatibilità ambientale, perché si tratta di funzionari di questo ente, un legale esterno, che individui le responsabilità dell'ufficio. Ha capito, consigliere? Vuole fare? Sì, di dare l'incarico, prego, consigliere. L'emendamento è quello di dare l'incarico a un consulente esterno, ma questo non è. Ci sono altri interventi? Ci sono altri interventi? Consigliere, ha fatto che intervenire? Devo dire per l'educazione di voto, non cambia sostanzialmente niente. Ma sostanzialmente diciamo, le perplessità che in sede diciamo, del primo consiglio comunale, ci hanno portato diciamo, a votare contrario, ad astenerci per la costituzione della commissione Gema. Sono perplessità che pur non facendo non avendo fatto parte della commissione sono le stesse di cui che oggi mi portano comunque quantomeno ad astenermi dal voto.
Per il resto dei lavori, sostanzialmente la relazione che ci è stata inviata dalla Presidenza del Consiglio, se non vado errato, quella relazione, almeno in compresa capigruppo, era passata con la prossima relazione redatta sulla base del lavoro che era stato effettuato in questi 6 mesi di attività della Commissione. Però leggendo la relazione stessa, a me passa che è una relazione che dà atto di quanto avvenuto precedentemente anche all'installazione di questa amministrazione comunale, e mi sembra, diciamo, nel passo di capire sia anche abbastanza speculare alla relazione conclusiva fatta dal dirigente Saracino all'epoca dei fatti. Quindi, diciamo, sostanzialmente ad oggi, non avendo fatto parte della commissione, non mi è ancora perfettamente chiaro quali contributo fattivo abbia portato la commissione di studio sulla questione, cioè sul quale beneficio abbia portato ad oggi alla comunità, all'amministrazione comunale, e quali possono essere i benefici futuri che una proroga del termine di scadenza della commissione stessa possa portare. Sinceramente io non ne vedo tanti, perché comunque è un caso molto spinoso, un caso, diciamo, importante, dove di fatto l'intera comunità, i singoli contribuenti sono stati defraudati dei loro contributi, dei loro soldi, sul quale comunque sta operando la magistratura, sta operando anche, diciamo, l'autorità giudiziaria complessivamente intesa. Ritengo pertanto, diciamo, che continuare a prolungare i lavori della commissione, secondo me, anche se di fatto, diciamo, la commissione che opera a costo zero, che quindi non ha costi per la comunità, che questo è sicuramente, diciamo, un aspetto, un fattore positivo, continuare a lavorare la commissione, ritengo che non sia quanto meno necessario, sia, diciamo, quanto superfluo. Prego, consigliere. Grazie, consigliere. Sì, Presidente, ovviamente approfitto in questo momento per giustificare, dare spiegazione di quello che è stato un punto positivo allora quando il Consiglio Comunale decise che si doveva istituire questa commissione, perché in qualità di amministratore della precedente amministrazione, quando uno non ha nulla da nascondere, quindi è giusto che si faccia chiarezza. Soprattutto l'aspetto importante è intravedere la possibilità di recuperare somme che i nostri concittadini hanno puntualmente versato e che poi sono l'ente stesso, diciamo, è stato defraudato di queste somme. Però approfitto anche, ovviamente non voglio essere polemico, per dire ai consiglieri di maggioranza che la passata amministrazione era all'opposizione, trovare soluzioni è difficilissimo. Alcune volte sembra anche sciocco anticipare delle soluzioni che probabilmente non si intravedono. Io, in qualità di consigliere di Forza Italia, continuo a dare fiducia a questa commissione, quindi alla proroga di questa commissione. Poi sui commenti politici li faremo quando questa commissione avrà terminato il suo lavoro. Dico che alcune volte prospettare e anticipare soluzioni è deleterio per tutti. Grazie. Grazie, consigliere Guglielmo. Ci sono altri interventi? Prego, consigliere. Grazie, Presidente. Intervento polemico, visto che nessuno vuole fare polemica, la faccio io la polemica. Allora, forse è meglio fare un po' di chiarezza, perché dall'intervento del consigliere Rendine a me, diciamo, pare di capire che la questione non sia perfettamente chiara, sia pur stiamo parlando di un problema
per la città veramente molto grave che avrà delle conseguenze nei prossimi anni. Faccio una breve cronistoria proprio per lei, consigliere Pugliello, perché mi darà atto che qui alla fine non è polemica, ma è una ricostruzione dell'interesse dei cittadini senza colore di partito o di movimento. Noi siamo venuti a conoscenza di questo ammanco della GEMA a gennaio del 2012, quando fu dato un incarico all'ufficio legale in maniera del tutto, come dire, inappropriata, per recuperare più di 8 milioni di euro dalla GEMA, come se fosse un'azione di recupero ordinaria che seguiva le vie ordinarie. L'ufficio legale immediatamente, preso atto di quello che si chiedeva, rimandava all'interno la richiesta al dirigente Saracino, sottolineando che c'è una legge che disciplina la questione appunto del recupero dei crediti in questione, precisa, ed è il decreto legislativo 112 del 99, che è di pochissime norme, ma chiare e concise. La normativa prevede, come diceva anche il consigliere Montelisi, all'articolo 22, prevede che l'ente riscossore deve riversare entro 10 giorni che prende i soldi dei cittadini di Cerignola i soldi al comune di Cerignola. 10 giorni. L'articolo 47 di questo decreto prescrive, fermo restando le sanzioni penali, perché chi si trattiene somme commette reato, il concessionario che non esegue in tutto o in parte alle prescritte scadenze diversamente agli enti creditori delle somme riscosse è tenuto a versare gli interessi, sanzioni che ammontano al 95-75%, e l'ente comunale ha l'obbligo, uno, di interrompere i rapporti, due, di fare tutte le segnalazioni alla Corte dei Conti, al Ministero, perché devono prendere tutte le precauzioni possibili, tipo la fideiussione, tipo le cauzioni, eccetera, eccetera. Questo al comune di Cerignola non era avvenuto a gennaio 2012, perché dall'analisi degli atti, che sono stati anche esaminati dalla commissione di inchiesta, chiesta dalla maggioranza per fare chiarezza, una commissione di inchiesta a cui hanno partecipato, o meglio, erano indicata la presenza, giusto Michele Montelisi, di tutti i componenti di questo consiglio di gruppi e anche del Partito Democratico, nella persona della dottoressa Piceglia, che abbiamo avuto l'onore di avere solo una volta, dopodiché il Partito Democratico è stato assente a tutte le altre riunioni, non ha partecipato. Quindi il consigliere Renne, quando dice che non hanno partecipato alla commissione, è scorretto, perché invece il PD, il partito di centro-sinistra, era comunque prevista la presenza, ma evidentemente troppo impegnati a proporre le modifiche del regolamento del comune di Cerignola per zittire il sindaco e proporle ogni settimana scadenzata, proprio, cioè proprio una commissione alla settimana per queste modifiche. Poi nelle questioni GEMA, dove si cerca di capire come recuperare e a chi dobbiamo addossare queste responsabilità, o perché ragazzi, cioè qualcuno ci ha fatto 9 milioni di euro, qualcuno deve rispondere in questa situazione, anche perché ricordo a memoria gli amministratori comunali, che gli amministratori di pubbliche amministrazioni che gestiscono denaro pubblico hanno delle assicurazioni e bisogna attivarle, ma in che modo bisogna attivarle? Cioè praticamente non facendo passare anni e anni. Questa è la prima questione. Responsabilità ci sono e devono essere individuate. Da un punto di vista poi tecnico, come diceva il consigliere Montelisi, ma credo non sia stata più compresa la motivazione della proroga, noi oggi decidiamo due cose. Uno, che accettato
sono delle normative precise ed accertate dagli atti di questo comune che il primo mando risale a giugno del 2011, dove la somma era, correggimi se sbaglio, più o meno 1.500.000 euro. Ha accertato che l'ufficio preposto ha semplicemente inviato una diffida all'ente riscossore GEMA in barba a quell'articolo 22 che ho prima detto, che questo ammanco è continuato nei riversamenti di settembre, nei riversamenti di dicembre, dove l'ammanco cresceva da 1,5 milioni, 3,5 milioni, 5,5 milioni. A quel punto è stato accertato dalle carte che l'ufficio preposto ha inviato altre due diffide. Allora, non bisogna essere degli avvocati, degli scienziati per capire che per recuperare questi crediti non si manda una messa in mora, non è un'azione ordinaria. E se mai qualcuno l'avesse fatto, alla prima doveva fermarsi, cioè a giugno del 2011. In questo modo il nostro buco non sarebbe certamente di 9 milioni di euro. Il primo atto che usciva da quell'ufficio fu il 9 gennaio del 2012, quando sulla scrivania del mio segretario comunale arrivò questa lettera dove l'ammanco si diceva essere più o meno 5.016.88,26. Secondo le risultanze del 15-12. È da lì che il segretario dice: come? Abbiamo un ammanco di 5 milioni con tutte le cose da fare in questo comune? È da lì che comincia l'iter. Mi corregga, segretario, se sbaglio. Da lì che comincia l'iter, il segretario chiede chiarimenti e poi interviene l'ufficio legale. Intanto, a dicembre, la GEMA continuava a riscuotere, a gennaio continuava a riscuotere. E questa è la grande storia. Giugno 2011, fino a quando la lepore, dai palchi, perché invece di gridare a bambole si dicevano cose precise, denunciò l'accaduto. Febbraio del 2012, quando già si era messo in moto l'ufficio legale. Febbraio del 2012, l'ammanco era da 1,5 milioni, era arrivato a oltre gli 8 milioni. Questa è la grande storia. Ma se ci sono delle regole precise, non perché le dice la regola, perché la legge che prevede dei tempi precisi. Chi non ha fatto rispettare questi termini? Chi ha dato un rapporto elastico? Si dice accendo la confidenza alla G. Chi gliel'ha data? C'è un ufficio preposto per questa attività e quindi noi, in coerenza con quello che dicevamo prima, noi non andavamo gridando soluzioni, noi andavamo gridando l'applicazione della normativa. Sapete quando è stato, cioè sapete, l'ha detto Michele Montesi, il rapporto è stato revocato ad aprile del 2012, corretto, cioè due mesi dopo che si gridava la GEMA ci ha tolto 9 milioni di euro e nessuno fa ancora nulla. È arrivata la denuncia alla procura del movimento politico La Cicogna e poi successivamente dell'amministrazione. Di questo Natale Pignello me ne devi dare atto, me ne devi dare atto che noi eravamo conseguenziali e lo siamo tuttora a quello che abbiamo individuato, studiato e analizzato. È questo che stiamo facendo. Individuare responsabilità degli enti preposti che vengono pagati dai cittadini di Cedignola per garantirci un servizio e che questo servizio alla base delle carte non è stato correttamente svolto. È così nella vita, c'è chi paga e si deve pagare. Ricordo a me stessa che qui stiamo parlando di una riscossione affidata alla GEMA. Luigi, non sulla base di un contratto, non sulla base di una garanzia, un'assicurazione richiesta alla GEMA, sulla base semplicemente di una determina dirigenziale. In applicazione di una normativa si dà l'affidamento alla GEMA per riscuotere i tributi. Provate a chiedere ad un privato che voglia fare un lavoro edile, ingegnere Benedaratto,
anche un medico di Nola partecipando ad un bando, si chiede al privato la garanzia, le sottoscrizioni agli uffici, all'INAI, all'INS, la regolarità di tutto, anche per l'incarico di 10-20 mila euro. E poi diamo l'affidamento del 95 alla GEMA per riscuotere soldi del comune di Cerignola e non si chiedeva una garanzia, un'assicurazione, non si prevedeva un contratto. Allora, vogliamo mettere la testa sotto la sabbia? Vogliamo dire che non è responsabile nessuno, perché magari quel nessuno adesso c'è anche il consiglio comunale? Stiamo parlando di soldi pubblici. Stiamo parlando di un ammanco che determina e determinerà delle conseguenze che soltanto fra 10-15 anni si riusciremo a smaltire, penso, da un punto di vista statistico. E allora che facciamo adesso? Non partecipo alle commissioni, il consiglio comunale dite che non avete fatto niente e io mi faccio il comunicato stampa e vinciamo tutti. No, bisogna prendersi delle responsabilità. Quando non si partecipa ad una commissione di inchiesta si deve venire a dire che per me voi non stavate facendo niente di importante, perché poi politicamente il cittadino deve valutare l'operato del partito, l'operato del movimento a cui si appartiene. Bisogna essere coerenti con queste cose. Noi oggi chiediamo due questioni, perché ripeto, non probabilmente non è stato chiaro. Uno, l'incarico alla giunta, al sindaco, per intraprendere azioni legali ed individuare l'ufficio responsabile, perché ovviamente sappiamo qual è l'ufficio responsabile, e di attivare tutte le procedure di recupero, che urgente, altrimenti quelle prescrizioni vanno a vantaggio di chi in questa situazione ci ha messo. Due, per eventuale azione nei confronti della banca e del ministero, che appunto ovviamente ha anche una grande responsabilità, una proroga di 6 mesi, perché i dischetti e gli atti sono veramente notevoli. Forse non era chiaro, grazie. Grazie, consigliere. Ora ci sono più interventi, prego, consigliere Di Celi. Grazie, presidente. Senza alcuna una polemica, perché veramente questo tipo di politica mi disgusta. La commissione si è riunita, e me ne potete dar conto, due volte. Io ho ricevuto la convocazione due volte. Non so quando si sia venuta la terza convocazione. Alla prima riunione ho partecipato, alla seconda riunione purtroppo per motivi personali non ho potuto partecipare e mi è dispiaciuto, non so che altro dire, ma non si faccia passare l'idea che io volontariamente non abbia voluto partecipare a quella commissione, anche perché durante il consiglio comunale in cui venne istituita quella commissione le nostre memorie, i nostri dubbi non riguardavano la volontà o meno di capire chi fosse o chi non fosse responsabile di questo ammanco. Noi fummo chiari in quel consiglio e dicemmo: questa commissione, l'utilità di questa commissione è discutibile, perché la cosa dovrebbe andare direttamente in mano ad un legale, in mano ad un esperto che visioni le carte da un punto di vista legale e prenda tutte le necessarie conclusioni, faccia tutte le necessarie conclusioni. Queste erano le uniche dimostranze che noi sottoponemmo a quel consiglio. Quindi non venga fatta passare l'idea che io, il Partito Democratico, fossimo contrari all'istituzione di quella commissione per nascondere chissà che cosa. La mia assenza, ripeto, ad una seduta della commissione è stata dovuta a motivi personali, non è colpa mia. All'altra riunione ho partecipato, si parla di una terza convocazione di cui io non ne sapevo nulla sinceramente e comunque controllerò, perché a me non è arrivata nessuna comunicazione. Inviterei il presidente Vitullo a convocare la commissione un po' più spesso e sicuramente tutti gli inviti alla commissione arriveranno. La commissione di cui sono presidente, che convoco quasi settimanalmente, è necessaria perché bisogna regolare il regolamento alle modifiche del testo unico degli enti locali e le assicuro che non lo consiglierebbe, non lo faccio io per quale chissà volontà. Mi è stata chiesta la possibilità di modificare al più presto il regolamento e senza l'intenzione di voler mettere nessun bagaglio a chissà
quale sindaco, perché lui sa meglio di me, il regolamento lo si modifica oggi, durerà per anni, quindi magari oggi a voi, domani a noi, speriamo. Quindi non vedo questa polemica nei miei confronti veramente di bassa riga, come si mi permette. Grazie. Grazie, non sufficiente, ci sono altri interventi? È chiusa la discussione, ci sono dichiarazioni di voto? Prima comunione e poi. Ovviamente nel rispetto del regolamento approfitto della dichiarazione di voto, che è, confermo la volontà di Forza Italia nella proroga della commissione. Ci attiveremo sicuramente, accogliendo l'invito del consigliere di Vicenza di convocarla con maggiore frequenza. Quando mi riferivo alle valutazioni di natura politica, ritengo, io ho una mia visione, temo che gli errori principali sono stati commessi altrove, però è una mia considerazione. Molto spesso si anticipano soluzioni che poi soluzioni non sono. Le faccio un esempio, no? Si è fatta, tra virgolette, una caccia alle streghe al dirigente, ovviamente la nuova amministrazione ha ritenuto opportuno, in virtù anche di queste valutazioni che la loro opposizione stava facendo, di cambiare la dirigenza di settore, probabilmente ritenendo valida un'altra soluzione che, da quanto emerge, neppure valida è. Dico attenzione a proporre propriare soluzioni che alcune volte sembrano pugnare. Era questo l'invito fatto alla maggioranza, fatto ai consiglieri, fatto a chi amministra. Tutto qua, grazie. Grazie, consigliere Guerrero. Prego, consigliere Renzo. Grazie. Una domanda. Il legale che dovremmo andare a nominare, ovviamente, avrà un costo. Voglio capire poi, cioè, di fatto, questo legale siamo anche per il no, vabbè, anche per votare devo capire, diciamo, cosa vuole sostanzialmente votare l'emendamento, devo capire, è il mio diritto capire perché devo votare positivamente o meno. Dichiarazione di voto, quello di cui non ho ancora avuto risposta nell'intervento non è cosa è successo. La consigliera ha spiegato nel 2011, nel 2011 sto a fare l'università della Roma, sicuramente è un volo piacevole. Cosa è successo nel 2011, è successo nel 2012, una cosa ben nota, che si è ben nota all'unità cittadina. Quello che volevo capire io, la commissione cosa ha fatto in questi 6 mesi? Si è riunita 2, sarà 3 volte, ma pure 3 volte in 6 mesi. 3 volte che siete in 6 mesi, forse è anche insufficiente se dato il lavoro, il carico di lavoro era sicuramente maggiore rispetto al tempo che può impiegare in 3, in 2, 3 minuti che siano. Cosa ha fatto? Parliamo di responsabilità, individuale responsabilità, sono fattispecie avendo rilevanza penale, individuale responsabilità, ci pensa la magistratura, forse non si è letto di nulla. Che la magistratura, notizia di stampa del 26 aprile 2016, 2 mesi fa, la magistratura ha già condannato oltre 3 persone in sede penale con 5 anni di reclusione per non ricordo i nomi, magari De Vinci o Maldonato. Comunque, cioè, sono condanne che seguono già alla condanna precedente dell'amministratore delegato di Gemma S.p.A. Quindi, diciamo, sinceramente sono perplesso, mi sembra più una questione di facciata, si prepara la commissione per cavalcare ancora l'onda dall'opposizione al 2011, la questione di Gema, eccetera. Siamo tutti dispiaciuti per quello che è successo, non in primis, che proprio non abbiamo nulla a che fare né con la vicenda di amministrazione, né con, non avevamo nemmeno opposizione durante la precedente consigliatura della precedente amministrazione. Non capisco con l'utilità incontrarsi 2 o 3 volte in 6 mesi per fare cosa, per capire responsabilità. Cioè, diciamo, ci sono 2 responsabilità che sicuramente ha competenze e mezzi maggiori e superiori ai nostri. Quindi, per questo motivo, annuncio che come gruppi consigliari del centro-sinistra ci asserremo dal voto sulla proposta e sull'emendamento. Grazie, consigliere. Chiude gli interventi.
il Consiglio Comunista. Sì, per me è stato un collaborazione ovviamente di voi. Non mi riferivo a un intervento. Consigliere Fugliani, nessuna caccia alle streghe, giusto per farvi rendere conto di quello che si sta discutendo e quello che è successo nel 2012. A gennaio del 2012 i nostri uffici scrivono a Gemma perché non si trovavano con i conteggi sul portale Prendici. A Gemma non chiedono dopo tre solleciti, dopo tre diffide, un ulteriore sollecito o interrompere il contratto. Scrivono di correggere gli importi che sono esposti sul portale Gemma perché non corrispondevano ai riversamenti fatti al comune, cioè stiamo parlando di barzellette. Dottoressa Giudicelli, deve dire la verità però il Consiglio. Nella prima riunione della Commissione, mi dispiace che non c'è il Presidente, il Consigliere di Tu, ma c'è il Consigliere Esperto, c'è la collega Berto, avevamo deciso che ognuno per le sue competenze doveva recarsi negli uffici del capo di gabinetto del sindaco e analizzare la documentazione. Non dovevamo riunirci 50.000 volte e fare lite a chi doveva prendere i tamponi. Deve dire la verità in consiglio, non è che perché la commissione si è riunita due volte, si è riunita tre volte, si è riunita una volta, è poco il lavoro che si era fatto. L'accordo era che per arrivare alla conoscenza che noi già avevamo della documentazione, lei e il consigliere Vitullo chiedesse di avere accesso agli atti. Io personalmente l'ho accompagnato nella stanza del capo di gabinetto e l'ho fatto vedere qual era l'armadio dove erano depositati i documenti. Questo perché la sua eccellente capacità e preparazione nel campo legale ci doveva dare una mano per arrivare a questa situazione che stiamo proponendo oggi. Quindi non si deve sentire offesa personalmente o particolarmente attaccato. Dopo sei mesi, se avessimo dovuto aspettare tutte le volte che la sua persona si fosse recata per fornire, ripeto, la sua eccellente preparazione nel campo legale, è altro che sei mesi di prova. Ma non è assolutamente nulla né nei suoi confronti né nei confronti della sua persona, né tantomeno si sta parlando di bassa politica, deve semplicemente dire la verità. Il nostro voto, Presidente, è assolutamente favorevole. Grazie Consigliere Monterissi. Votiamo prima l'emendamento così come è presentato al Consigliere Monterissi. Il Consiglio chiede al Sindaco e alla Giunta di nominare un legale che possa individuare eventuali responsabilità dell'ufficio competente, relativamente al tanto accumulato dal primo sollecito di riversamento fino alla rescissione del contratto. Favorevoli? Contrari? Astenuti? L'emendamento è approvato. Adesso votiamo la delibera così come emendata, proroga lavori commissioni contrarie d'inchiesta, articolo 16 del regolamento Consiglio Comunale. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Votiamo l'immediata esecutività dell'atto. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il punto è approvato. Il Consiglio Comunale termina alle ore 12:50. Buon pranzo a tutti.